Ciao ragazzi, benvenuti a questa nuova lezione di Functional, in cui andremo a lavorare in realtà su un focus. Il focus di oggi sono le nostre braccia, o meglio, il nostro upper body, quindi tutta la parte superiore. Andremo a lavorare a circuito, ecco perché vedete già il timer impostato. Andremo a lavorare per 30 secondi di lavoro, 15 di recupero, che però in realtà sarà un recupero attivo, ma dopo scopriremo. Prima di partire, vi voglio ricordare del codice sconto che potete utilizzare sul sito di Bwood. In questo caso dovete scrivere nel momento del checkout Function 20, quindi mi raccomando, approfittatene per acquistare il vostro nuovo completo sportivo. Allora, vediamo di iniziare. Partiamo con il riscaldamento. Ci posizioniamo qua e solo circolazione delle spalle indietro. Via. E 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mani sulle spalle e vai, circonduzione. Braccio avanti, incrocio, incrocio, apro, incrocio, incrocio, apro. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, un braccio su, l'altro giù e alterna, destra e sinistra. E dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, braccio aperto e cerchi. Dieci, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio il senso e 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, braccio tese giù, palmo delle mani indietro e spingo, apro bene le spalle, chiudo le scapole tra di loro, apro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok. Siamo pronti per partire. Allora, ogni volta nei 15 secondi, che è il nostro recupero, che però sarà un recupero attivo, andremo a fare il cane a faccia in giù, mentre nei 30 secondi invece andremo a fare il vero lavoro muscolare. Ma ogni volta quando saremo in cane a faccia in giù vi spiegherò che cosa dobbiamo fare successivamente. Vediamo di partire. Voi piazzatevi subito la canna faccia in giù, 3, 2, 1, via. E si va. Rimaniamo in posizione, poi il primo esercizio che andremo a fare nei 30 secondi saranno i push-up scomposti. Quindi ci mettiamo in posizione di plank, appoggiamo le ginocchia, pieghiamo le braccia fino ad appoggiare completamente il busto, stendiamo e stacchiamo, via. Ogni volta quando stendo le braccia espiro, butto fuori l'aria. In giù, rimaniamo. Il prossimo esercizio invece ci sdraieremo completamente giù, faremo iperestensioni, quindi solleviamo le spalle, la testa, andiamo a lavorare sulla schiena. 3, 2, 1, ci sdraiamo giù e via. Stacco e appoggio, stacco e appoggio. Sguardo sempre verso il basso in modo da non andare a mettere tensioni sul collo. Cinque, quattro, tre, due, uno,
cara faccia in giù. Prossimo esercizio, rimaniamo qua a cara faccia in giù, stacchiamo il braccio destro, appoggiamo e cambiamo. Se non riusciamo, manteniamo sempre cara faccia in giù. 5, 4, 3, 2, 1, via. Stacco, riappoggio, stacco, riappoggio. Quindici secondi ancora. Sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, tempo. Il prossimo esercizio, dal cane faccia in giù andiamo in plank. Cane faccia in giù, plank. Ogni volta che andiamo in cane faccia in giù, espiriamo. Inspiro, plank. Cinque, quattro, tre, due, uno e via. Scendo e espiro su, scendo e su. Uno, rimango fermi. Prossimo esercizio, shoulder taps. Quindi andiamo in posizione di plank, tocchiamo con la mano la spalla opposta. Tra 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e via. Stacco, tocco e appoggio. In giù e rimango. Prossimo esercizio, siamo qua, cara faccia in giù, piego le braccia, pike push up, gomiti verso l'esterno. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via. Forza che è l'ultimo, poi abbiamo ancora una tenuta e c'è lo stretching. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e teniamo, cane faccia in giù, fermi immobili. Sediamo sui talloni e allunghiamo. Ce l'abbiamo fatta. Porto le mani lungo i fianchi, rilasso. E porto il braccio avanti. Porto il braccio sinistro sotto il braccio destro, allungo. E cambio, altro lato, ritorno, ok, ci sediamo, andiamo a afferrare il braccio, tiro, afferro il gomito, porto indietro e cambio, gomito, sollevo le braccia, tiro alternando destra e sinistra, espiro, in, esso, inspiro, espiro, in, e
Espiro e stop. Come stanno le braccia? Spero bene. Nel caso questo allenamento potete ripeterlo, nel caso fatemi sapere quante volte riuscite a ripeterlo prima di non perdere le braccia, e altrimenti noi ci vediamo alla prossima. Ricordatevi del codice sconto. Ciao!